Posso avere 2 minuti per esprimermi liberamente? Prego. Posso esprimermi liberamente? Certo, come no. Allora, mi hai chiamato in causa e quindi ti ho telefonato con grande garbo. E intanto hai sbagliato il titolo della trasmissione, perché i vitalizi sono stati abrogati il 1° gennaio del 2012 dal Presidente della Camera Gianfranco Fini e quindi non esistono più. Seconda questione, io vorrei vedere in trasmissione... Ma scusa, scusami, in Calabria ce ne occupiamo tra un poco, scusa, i vitalizi esistono ancora nel sistema, non diciamo che non esistono più. C'è stata una modifica, ma non è vero che non esistono più, se no Fraccaro, il Movimento 5 Stelle, non lo metterebbe al centro di una polemica. Quindi, scusa, poi... Io ti ho chiesto di parlare due minuti liberamente. Prego. Se posso, parlo. Se non è possibile... Sì, però se tu contesti un titolo, se tu mi contesti il titolo, io ti rispondo, non saremmo qui a parlarne se fosse risolto il problema. Il Parlamento li ha aboliti il 1° gennaio 2012. Voglio solo sapere se posso parlare 2 minuti, altrimenti seguo la trasmissione da casa tranquillo. Prego. Posso? Certo. Sì, ti ringrazio molto. Allora, io vorrei venire in trasmissione la prossima settimana, se possibile, con tutte le mie buste paga di quando ho fatto il parlamentare e quindi ho incassato soldi dei contribuenti, e a parlare del rapporto tra il Parlamento e i contribuenti. Vorrei che tu venissi in trasmissione con le buste paga di quando tu eri pagato dalla RAI, cioè soldi dei contribuenti, e vediamo chi dei due ha guadagnato di più e tutti e due parliamo di quello che abbiamo fatto. Perché io faccio il tuo lavoro? Faccio il politico? No, guarda che io alla RAI ho reso molto, ma molto di più. Vadano a chiedere agli altri, che pigliavano i milioni di euro e si sono fatti fare anche le società di produzioni. Tanto per essere chiari, Italo. Tanto per essere chiari, tu fai il politico, io faccio il conduttore. Io alla RAI ho dato molto di più economicamente di quello che ho preso. Io, a differenza di tanti colleghi, ho sempre dichiarato pubblicamente quanto prendevo. È chiaro, Italo? Questo giochetto lo fai con Romeo, con gli amici tuoi, non con me. Non lo fai con me, lo fai con gli amici tuoi, non con me. Perché io sappi, caro Italo, che per le mie battaglie sono stato mandato fuori dal sistema della RAI. Ricordatelo. Con me non chiamarmi così. Hai la parola alla bocca, Massimo. Rispondi dei tuoi soldi. Perché i tuoi soldi sono diversi dai miei, perché io sono un professionista, non sono un politico, quindi sono due piani diversi. Secondo, io venivo pagato dall'azienda pubblica, ma l'azienda pubblica nei miei programmi pigliava fior di milioni di euro di pubblicità. Vallo a chiedere ai grandi nomi che venivano pagati milioni di euro. Poi adesso puoi parlare. Ok. Allora, visto che posso parlare, ti ricordo che sono un giornalista professionista come te e vorrei fare un dibattito per sapere quanti soldi tu hai preso dalla RAI dei contribuenti. Poi voglio farti un'altra domanda, altre due domande se posso. Vieni. E poi sapere se posso essere... Vieni la prossima settimana, vieni. No, vieni. Ti ho fissato per la prossima settimana. Vorrei sapere due cose, se mi rispondi, se sei sincero oppure se rispondi nervoso con la bava alla bocca come hai fatto adesso. No, allora, guarda, da chi a certi rapporti non prendo la morale da chi frequenta un certo tipo di mondo. Mi rispondi a due domande. Poi la ragione la vedremo tra un po' di tempo. Mi rispondi a due domande. Prego. Mi rispondi a due domande soltanto. Te faccio due semplici. Allora, uno, le persone che applaudono il tuo studio, quanto prendono per l'ospitata che stanno lì? Oggi quanto guadagnano per stare lì ad applaudirti? Puoi dirlo ai telespettatori? No, perché tu devi spiegare questo. Questa è la prima domanda. Poi posso farti la seconda? Sì. Hai alla tua destra Sergio Rizzo, grandissimo giornalista, a cui va la mia stima. Lui ha scritto un libro che è un capolavoro, La Casta, insieme con Gian Antonio Stella. Puoi chiedere a Sergio Rizzo se per caso Gian Antonio Stella è andato in prepensionamento a 58 anni con i soldi dei contribuenti? No. E quindi Gian Antonio Stella è andato in pensione dopo 40 anni di contributi regolarmente.
stai facendo demagogia, stai facendo demagogia ai danni dei cittadini. Noi dobbiamo tagliare tutte le spese, tutte in questo ti paese. Faccio una... Adesso io ti ho risposto, ti abbiamo risposto alle domande. Ti abbiamo risposto alle domande. No, non hai risposto alle domande. No, no, dimmi quanto prendono coloro che ti applaudono, dimmelo. Guarda, io, i signori che sono qua, te lo farò sapere la prossima settimana. No, dimmelo adesso. Guarda, quanto prendete? Zero. Zero, me lo inquadri? No, fateglielo dire da loro. Cosa prendete? Venga qua un attimo, venga signorina, venga, venga, in rappresentanza, no, visto che noi siamo sicuri, scusi, lo dica qui nel microfono, il Bucchino ha detto quanto prendete, lo vuole dire qua? Assolutamente nulla. Non prendete nulla? Nulla. Beh, nella risposta gli avevamo data, non prendono nulla. Allora, dopodiché ti abbiamo dato due risposte. Adesso io vorrei farti la risposta alla quale tu potresti rispondere con grande semplicità. Quando passò la questione dei 60 anni, tu hai detto ai giornali, sono contento. No, ma scusa, no, su questo dobbiamo fare un dibattito la prossima settimana. No, hai detto, sono contento. Con le buste paghe. Adesso fai il ricorso per prendere i soldi prima. Ma io mi vergognerei, di dire una roba del genere. No, ma perché non parliamo del suo buste paghe? Io mi vergognerei per una questione di coerenza. Per una questione eri... Allora... Ero indignato di poter avere la pensione a 50 anni, hai dichiarato. Quanti milioni di euro hai preso dai contribuenti? Spiegalo, quanti milioni di euro hai preso? Va bene. Che Italo, tu non hai avuto. Italo, io cioè, ti rispetto. Ma se tu, metti sullo stesso piano, se metti sullo stesso piano uno che fa il conduttore con un politico, ci meritiamo questa classe politica, bene. Allora. Daniela, che è una mia amica, ti voglio molto bene. Ma scusa, parla posso di solo dirti una cosa? Scusa, parla scusa, Bocchino, scusa. Scusa, Bocchino, mi fai finire? No, mi hai interrotto. Io voglio dire, per Giletti c'è un mercato, che è il mercato degli ascolti, che se è bravo va avanti, fa guadagnare le aziende, perché le aziende nei programmi di Giletti investono in pubblicità. Purtroppo per noi che non abbiamo più le preferenze, non c'è un mercato, perché dobbiamo essere onesti in questo. Si decide prima chi va in Parlamento. Allora non puoi paragonarti a Giletti, perché a te non sono venuti a casa, cioè sono venuti a casa, ti hanno suonato il citofono e ti hai detto fai parlamentare. A me perché piacerebbe ci fossero le preferenze? Perché potrei essere contenta di dire ho il mio bacino elettorale che vogliono la Santanchè. Con queste leggi elettorali paragonarsi ai professionisti come Giletti, che tutto il giorno c'ha dei dati, perché se le sue trasmissioni non fanno ascolto, le aziende non investono in pubblicità, l'azienda non ci guadagna, e come tutti rischiano di essere cacciati. Noi invece non siamo cacciati e non abbiamo un mercato di riferimento, per cui sei una persona intelligente, ma stasera hai toppato, perché proprio con gente come Giletti e come Rizzo, uno che ha venduto milioni di libri perché ha scritto delle cose che interessavano agli italiani, e Giletti che ha fatto guadagnare milioni di euro alla RAI, tu hai toppato, perché noi non ce l'abbiamo un mercato, perché purtroppo le preferenze in questo paese non le vogliono mettere, altrimenti sarebbe giusto sostenere questo. Daniela, però, tu un mercato ce l'hai. La tua società ha 6 milioni di euro di debiti, tu un mercato ce l'hai. Ma cosa c'entra, scusi? No, però ma scusi, Bocchino. Ma tu hai preso stasera, Bocchino, non stai bene con la testa. No, ma cos'è che viene qua e offende tutti? Ma che cavolate stai dicendo? Ma vergognati, che vieni qua a fare la morale! Ma vergognati! Che fai brutta figura, te lo dico da una persona d'amica. Vieni qua, critichi tutto, al posto di dire, signore, è vero, i privilegi non li voglio, perché allora, Daniela, perché la politica, Daniela, non è uno stipendio. Calmati un attimo, ma Daniela, ma non, calmati io un sono basita. Penso che stasera ti è caduto un vaso di geranetta. No, perché sei anche uno mediamente intelligente. Non stai bene, caro Bocchino, ripigliati, perché offendi
prendere le persone così. Purtroppo, non è proprio purtroppo. Non lo puoi fare, Daniela, tu ascoltami, con la tua ascoltami. Storia soprattutto degli ultimi avvenimenti ascoltami, che poi sapremo Daniela, un giorno la verità. Ascoltami. Ma scusi, ma Giletti, ma io devo essere offesa da Bocchino? Ma di che parliamo? Ma scusi, allora, ma io non lo so. Bocchino, questo qua, ma una pazzesca, allora, uno che ha difeso Fini, sino all'ultimo, ha difeso Fini, che ha rovinato la storia di questo paese, che ha distrutto il sogno dei ragazzi e delle ragazze di destra, ma Italo, ma ripigliati, ma io... curati! Allora, Giletti, Massimo, Massimo, scusate, fate parlare Italo per cortesia, diamo la possibilità a Italo di parlare, prego. Allora, prego. Il 18 agosto del 2017, l'agosto scorso, il Sole 24 Ore, scrive che Daniela ha 6 milioni di euro di debiti, quindi io ho citato il Sole 24 Ore, che è il principale quotidiano economico italiano. Senta. Cosa numero due, Daniela che... Ma cosa c'entra coi vitalizi? Cosa c'entra Giletti coi vitalizi? Cosa c'entra Rizzo, Stella coi vitalizi? Cioè, io le ho fatto una domanda. Se la piglia con me. Io ho fatto una domanda. Quanti posti di lavoro tu dai? Italo, Italo, io ti faccio parlare ma... Italo, ti faccio parlare, però no. Qualsiasi problema che esula dal tema della nostra puntata non ha senso. Ma e ti faccio parlare, però stai sui temi, non sui debiti di uno o su quanto guadagnava in Rai. Vattela a prendere, io l'ho dichiarato, vai. L'ho sempre dichiarato, diversamente da altri, caro Italo, diversamente da tutti i conduttori, allora, Rai, famosi, io l'ho sempre dichiarato pubblicamente, vatti a prendere i giornali e lo sai. Ma perché non fai parlare anche gli altri? Faccio parlare te, ma su cose relative qua. A me dei debiti, dei crediti, allora, delle società, non me ne frega niente. Mi interessano i debiti verso i cittadini della gente come te, che allora, ha detto 10 anni fa non farò ricorso, è una vergogna prendere i soldi. A 50 anni adesso hai fatto ricorso. Allora, perché? Libertà di cambiare idea, ma dici sono perché? Pronto. Io perché? Sono pronto a fare un dibattito con te per chiarire e capire chi ha ragione. Detto questo, non accetto morali da chi... Intanto Daniela, questo atteggiamento così sgradevole nei miei confronti non me l'aspettavo, perché... Ma no, scusa, mi offende, che è un buco. Ma posso parlare? Ma tu cos'è? Come ti permetti? Ma posso parlare o no? Ma come parlare? Ti permetti? Ma scendi dal palco. Ma scusami Italo, hai detto che la sua società... Scusa, hai detto che la sua società ha dei buchi. Ma non lo so. Ma che, scusami, ma non è che gli hai detto. No? Ma puoi parlare, capito. Ma di cose che ci riguardano, sui vitalizi? Ma ti... posso sì. parlare o no? In generale no. Posso parlare o no? No, perché c'è diritto di parola nella tua trasmissione o no? Guarda che, scusami un secondo, ma posso non parlare? Giocare con me, no, perché sì, io il diritto di parlare? Parola l'ho sempre dato. No, non mi allora, piace che tu vada sul piano personale. Lo puoi dare anche a me per cortesia, Massimo? Posso? Prego, sì. Allora, Daniela ha parlato di mercato, io ho detto, mi meraviglia che parli con me di mercato, visto che sono 24 ore scrive questo, uno, due, è ingrata Daniela nei privati, confronti... non pubblici, io non prendo i soldi dai cittadini per le mie aziende, essere... invece no. Stiamo parlando di soldi che ti danno gli italiani, hai capito la differenza posso sostanziale? Parlare, che le aziende sono le mie, Massimo, sono private e non lavorano col pubblico, Massimo, quindi sono parlare. Soldi... Va bene, aziende, prego. Invece tu parli okay. di soldi pubblici. Ok, usciamone però perché ti pagano. Prego. Capisci la differenza Bocchino, sostanziale? Italo, ti prego. No, perché ti faccio parlare. Italo, ti faccio non parlare, ma sii intelligente, stai sul tema, Italo. Ti prego, stai sul tema se devi dire qualcosa. Se dobbiamo allora. Continuare le polemiche con i signori del pubblico, allora. Con me, con lei, su altri temi, allora, ci vediamo fuori, ne parliamo fuori a persona. Il punto qual è? Che bisogna essere coerenti su tutto, perché un tema è il vitalizio, io sono pronto a venire in trasmissione a parlare del vitalizio, io sono stato quello che ha detto alla Camera, io non voglio il vitalizio, restituitemi i soldi che vi ho versato, erano soldi miei, questo credo che sia giusto, no? Certo. Nessuno può contestare una scelta del genere, la Camera mi ha risposto che non era possibile avere indietro i soldi che uno aveva versato, dicendo guarda io non voglio più avere il vitalizio, non voglio proprio più avere a che fare con voi. Che Daniela mi aggredisca così sono molto dispiaciuto perché ricordo io, quando Giletti, no, aggredito. Posso parlare? Ma qua la
verità, parlare, va bene. Ma io credo parlare, che ne farà... Scusa Italo, non sei uno che non ha problemi a scontrarsi, però parliamo di aggressione. Ho chiesto se posso parlare. Va bene. Allora dimmi il punto, per cortesia, Daniele. Daniela, per favore, ecco, prego. Stavo concludendo. Prego. Sono dispiaciuto personalmente perché voglio molto bene a Daniela e che grazie ad un amico comune io ho veramente fatto per Daniela una cosa che non avrei mai fatto con grande garbo, perché se, lei se usiamo merita. Questo linguaggio mafioso, lei lo merita. No, non è mafioso. Sono messaggi mafiosi che io non accetto in questa televisione. Faccio nomi di dire, sei qua e ti sei rimessi la faccia. Hai paura, grazie Italo. Ospiti, paura, no, parla, Italo, parla. No, Italo, paura, le dietrologie, le, non ho paura io perché io non ho scheletri, io difendo i miei ospiti, i miei ospiti, la dietrologia parlare, non mi piace, te lo ripeto, la dietrologia parlare, non mi piace. Ho paura di cosa? Sta incastrando il discorso. Massimo, hai paura? Hai paura? Dai, non ti fa fare la trasmissione. Insinuare che Daniela... No, perché no, insinua, non dai. Mi piacciono i discorsi. Se vuoi, la prossima settimana vieni qua e lo affrontiamo. No, ma vieni qua finire. E parli. Mi spiace, arrivederci, grazie. Chiudete no, fammi finire. Chiudete la telefonata. Dai. Allora... Insinua. Scusate... Io torno, no, scusate, io non ho rapporti seri, corretti con tutti gli ospiti, anche con le persone che la pensano diversamente da me, come ho sempre dimostrato. Poi si può sbagliare, a volte si può perdonare uno che sbaglia, quando ho sbagliato con Capanna, sempre al problema dei vitalizi, in Rai ho pagato una solenne multa, l'ho fatto perché ho scagliato un libro sbagliando, ma ripeto, non accetto messaggi criptici di dietrologie di stampo veramente mafioso. Daniela ha la sua storia, come tutti gli ospiti che sono qui, è stata eletta dalla gente sempre, quindi non accetto. Poi uno può cambiare casacca, passare in un altro partito, ha tutte le sue motivazioni. Non mi piacciono questi messaggi, Italo. Quindi Italo, io ho chiuso il telefono perché qui vieni, ti siedi e possiamo parlare mettendoci la faccia. Perché sennò il discorso è molto complesso e non mi va messaggi trasversali agli ospiti che io come conduttore difendo a prescindere.